Allora, ero su questo coso, questo letto con quel patacchione qua dietro le spalle, non so come abbia fatto io a dormire, però vabbè. Ma perché non vanno i cosi? Aspetta, comandi. Ok, se io faccio plastica. Ah, ok. Ah, perfetto, perfetto. Salve a tutti Shadow Wonderby Typical, grazie per l'host. E adesso non lo so. Vediamo un po'. Buongiorno, Bella. Mi hai salvato la vita. Proprio per Scusate il me. ritardo, È ragazzi, stato tutto scusate. pazzo. Quel pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Dov'è adesso? Nei sotterranei. Barda te ne va lì il bacino. La città può essere salvata. Crede di farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito l'annuncio? La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza in alto per fermare tutto. Lascia fare a lui. È un professionista. Lo sono anch'io. Ok, non credo che ti farò cambiare idea. La struttura si trova proprio sotto questo ospedale. Ho perso i contatti con Carlos. Preparati al peggio. Bella domanda bitipica, purtroppo in questo periodo posso soltanto la sera, di pomeriggio non posso anche per via della quarantena, dato che ho la PlayStation in salotto, nella camera principale, non posso rompere le balle tutto il giorno in casa, quindi quando posso in sto periodo qua streamo. Avevo cominciato a farle di pomeriggio, mi ero preso bene, però purtroppo in sto periodo qua potrei soltanto la sera, ecco. È già tanto che riesco a farla la sera. Mi piacerebbe tanto farla anche in quell'orario, però giustamente non posso rompere le balle, ecco. Quante volte faccio il ritardo, bastano avere una tabella di marcia. Ah, bastardo! Infame! Purtroppo bitypical. Che cosa ti devo dire? Purtroppo è così, come dire. Mi piacerebbe tanto, però spero almeno che quando comincio e parta la cosa, l'hanno. Ciao Mel Gambinos. E niente, ho già spiegato che giustamente no. Per farvi un bel resoconto, il martedì in questo periodo non posso fare le live la sera, perché sto guardando un programma, no? Un programma televisivo, che è l'unico che guardo, e tutti i martedì io potrei iniziare a fare live tranquillamente, tipo anche alle 8, alle 20, ma dato che non posso, come dire, lo pio al culo. Bitypical, lascia perdere quello, perché tipo da PlayStation 4 è leggermente buggato, ma poco. Ah, fermi tutti, aiuto. Cagato addosso. Grazie bitypical. Mi fa piacere. Anche con quella faccina lì di Isaac, che mi piacerebbe tanto portarlo, ma come dire, è in inglese, non so le robe. E quindi ci avrei un po' di problemi a giocare, ecco. E grazie mille bitipica per l'host e per le belle parole. Purtroppo va un po' così questo pomeriggio, cioè questi pomeriggi. Purtroppo non posso farle di pomeriggio, quindi quando le faccio la sera spero che Sembrerebbe opera di vadano Carlos. bene. Ma in Italia solo io so l'inglese. No, ma lo so anch'io! Lo so anch'io, bitipical, assolutamente. Solo che magari certe, come dire, certi oggetti, eccetera, eccetera, sono un po' complicati da capire l'effetto che fa. Ecco. È per quello che ho detto che magari mi sembra un pochino difficile, ecco. Poi io, ragazzi, lo ripeto sempre, bitypical, io faccio live per svagarmi un po'.
Salve, Mr. Buddha. E per divertirmi. Questo. No! No, 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 no! No, 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 no! 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 Hunter, no! Porca la miseria! Mr. Buddana, rimaniamo in... Ah beh, caro Mr. Buddana, benvenuto, grazie mille per la categoria che hai scelto. No! Bastardo! Infame! Oh. Grazie mille per la categoria che mi ha... Affanculo. Che mi ha dato... So sul gruppo, ma se alterano. Ah, ok. Perché un po' chi mi ha conosciuto magari un pochino anche di più, vabbè, perché ci ho chattato e parlato un po', sa che io sono un leggermente sfortunato in tutte le cose e credo proprio che nelle prossime settimane non dirò mai quando inizierò, perché sennò mi porto soltanto sfiga e basta. Infatti stasera avevo avvisato un po' di qua e di là che aveva iniziato 8:30, giusta? E beh? Almeno quello. Salver King! Beh, diciamo che... come dire, no? Ti ho dato la mia categoria preferita. Ah, hai capito il Mr. Buddha? La mia categoria preferita è un'altra, caro Mr. Buddha. Ma io dove devo andare adesso? C'è un lucchetto anche qua. Maledetto lucchetto. Ehi là! E mo? Lo prendo in mano bello grosso, eh? Purtroppo sì. Perché, ripeto, certi giorni non posso, e sicuro al 100% che potrei iniziare pure alle 7. Cioè, giusto per dire. Com'è? Non ho capito bene. Che sono invisibile oggi, shame plastica. Certo, no, t'ho salutato, grazie mille, caro Amy. Il vostro supporto mi è grato. Tiè, tiè. E niente, mo adesso vai alla struttura sotterranea. Perfetto. Dove devo andare per andare alla struttura sotterranea? Giustamente mi sa che devo andare al primo piano. Molto probabile. Giustamente. Ah, si alza ancora questo. Ok. Sicuramente sto sbagliando, eh. Amy Winehouse, bello. Amy Winehouse mi è piaciuto molto. Assolutamente. E Monopoli sarebbe bello, eh. Telegram. No! Perché? L'alba dei morti viventi! Chi è? È sbagliato su vi... Headshot. 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 Ciao. Headshot. Headshot. Apriamo sto coso qua. Piccolo errore, diciamo. Può capitare. No, le cartucce, no. Cosa cazzo ci faccio qua? Qua dentro non ci entro perché mi sono cagato addosso l'ultima volta. Quindi evitiamo. Via, 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 via. E comandi, quello giusto, assolutamente. Ma tipo no, vai alla struttura sotterranea. Io credo che essendo so... Ah no, c'è un altro lucchetto qua, è vero. Aspetta. Vieni qua che ti apro tutto. Ti sei mangiato la banana. With two salsis. And one parmesan. And now you feel sick. You have to drink a lemonade.
With the aspirin. Parte che vorrei. No, non lo so. Wonder. Aprimi sto coso e dammi la chiave dal paradiso. Porca la miseria. No, quello no. Be typical. Mi tocca aspettare ancora una settimana. Molto bene. Te capi? Sto ancora lavorando per poterle fare dal Mac. Le live. Magari mettere anche i... come cazzo si chiamano? Mettere i comandi vocali. Ma intanto ve li faccio io, ecco. Mo vieni qua, bel sotterraneo. Che ti faccio vedere io chi sotterranea. Però qua ho preso tutto? Perfetto. Mi manca qualcosa all'infermeria. E dopo dovremmo andare al sotterraneo, che non so dov'è, ok? Ve lo sto dicendo. Sto girando un po' alla Dick of Dog. Sono Batman. Anzi, sono Jill Valentine. E sono di notte. Ah! Stardo! Cattiveria! Muori bella... Ah, però... Mica male, questo zombie però, eh. Mo ti azzicco un po'. Alla pena di cane, esattamente. Alla mantellum canis. Mantellum canis, se mi sbaglio. Si dice in... Op! Arrivo! Ok. Op, arrivederci... Prendiamo il catetere. Jill Bona assolutamente tutta la vita. Ho guardato un paio di comparazioni con quella vecchia. Era no. Questa mi sa che l'hanno hanno ripreso le fattezze della tizia dei film. Può essere. Però è bella anche questa. Salve Daedalus. Buona serata anche a te. Anche un salutino va bene. No che non l'ho trovata B-Typical. Perché sinceramente adesso non so dove andare. Tu ci sei quando devo fare la dozza. Ciao Daedalus. Come vanno le giornate? E mo? Ad esempio, caro B-Typical, se te che sei detto che te che hai già fatto questo gioco, non è che molto a umma te mese puoi dire dove devo andare? Salve Walter. Riassumendo Walter, i prossimi giorni non farò mai progetti, come nella mia vita ho imparato a non farli mai perché c'ho sfiga. Quando riuscirò a fare una live la farò, ecco. Beh, quello più che altro verrei a casa tua a metterti le mani addosso, B-Typical. Più che denuncia. Più che partire la denunzia, ecco. Che? Grazie mille ancora per i proietti della Magnum, che non me ne faccio una fava in questo preciso istante. Shasha Zotova. Mi è sembrato di aver visto le immagini di una modella. Not bad. Ah! Aspetta, te t'ammazzo perché sei uno stronzo. Ha un fame. Aspetta. Ah, era qua! Apri! Io ho fatto tutto il giro dell'ospedale ed era quel grimaldello, Dio! Boss gamer kill! Gra! Bastardo! Grazie! Eccolo qua! Salve boss gamer kill! Benvenuto! Benvenuto. E grazie mille dell'ospitamento. Dopo ragazzi, come dire, no? Non mi ripeto, ciao, arrivederci, si va avanti. Ma sono messa male. No. I have to tornare indietro. Scusate per questi 13 minuti di una beata minchia di live, perché non ho fatto un cazzo di niente. Però, insomma... Come dire?
Ci stanno le prove, ci stanno le prove. Walter Waite, che non è manco capace di scrivere il nome del suo personaggio. Vabbè. Allora, qua... Ma c'è dentro roba? No. Ma qua... Ah! Che è questa? Ulala! Che cos'è questa roba qua? La pistola? No, poteva andarmi una magnum però, eh. Benvenuti a tutti. Allora, devo mettere giù questo, perché non so questo. Esplosive... Ah, il grimaldello lo metto giù perché non mi fido io a metter via le robe, sinceramente. Stavano benvenuto, plastica mi ammazzi. Boss gamer bastardo benvenuto, plastica mi ammazzi. Benvenuto Amy, alla miseria. T'ho fatto prima. Ma non hai capito che ho scritto nel modo in cui si legge White, mettendo la W al posto della U, in modo che fosse divertente. E se io non mi iscrivo al canale YouTube, che fai? Mi picchi? Ma adesso ho capito come si fa ad andare avanti, caro BTPical. Quindi sei salvo. Detto questo, ci ficco dentro un altro salvataggio. Come potete vedere, non ho salvato molto spesso. E credo che adesso riuscirò ad andare avanti. Guarda BTPical, in questo periodo non ti perdi niente sul mio canale YouTube perché carico le live, quindi. Ah! No, c'è qualcosa! Vaffanculo. E c'è Gustano e Tamarro. Ah, devo fare due domande. Una che c'entra con Resident Evil 3, l'altra a chissà risponde. Domanda numero 1. Chi ha giocato all'originale? Perché io Resident Evil 2 non l'ho mai giocato. Tranne il remake, ovviamente. Resident Evil 3 lo guardai su YouTube. Bow down to the Queen. Perfetto. Io? No. Io, perfetto. Ma nel Resident Evil 3 originale c'erano gli enigmi? Perché non vorrei dire una cavolata, uno dei lati negativi di questo qua è che io fino adesso non ho mai trovato neanche un enigma. Uno che era uno. L'hanno impostato molto come titolo d'azione. Non hanno assolutamente fatto... Hanno cambiato quasi tutto in questo... infatti, appunto. Non è male, mi sta piacendo molto. Poi vabbè, mi è piaciuto tanto Resident Evil 2, però lo vedo molto action, spara tutto. Un po' la fine che aveva fatto Dead Space, ecco. C'erano, purtroppo, qua non ne ho visti manco uno, giusto mettere tre pietre e pre... Ah! Senza batteria? Questa è magia. Grazie Shadow. Ovviamente quando lo finirò magari farò anche due partite a Resistance, che comunque è la cosa multiplayer. Non l'ho ancora giocato però. Buone partite Shadow. Spero che arrivi secondo in tutte le partite. Possibile che nessuno nell'ospedale se ne sia mai accorto? E quindi niente. Mi sta piacendo comunque, eh. Non vedo l'ora che facciano, confermino il remake del 4, che quello lì sarebbe una bomba atomica totale proprio. Lo finisco? Ma è un punto di domanda o mi stai davvero dicendo che... Perché se riesco a finirlo sarebbe una manna da cielo, eh. Tosto a D. Sarebbe fotonico. Purtroppo Walter è così corto davvero, non come ci piace a noi. Bello lungo. No, volendo una bella lotta, Walter, quindi... Ah, bene! Purtroppo dura poco. Sì. Hanno tagliato tanti contenuti, tanti enigmi. Da una parte sono contento che... Come dire... Riesca a finirlo in un'oretta. Purtroppo, ragazzi, davvero... Purtroppo in queste... Queste giornate mi piacerebbe iniziare anche prima o a farle di pomeriggio, ma non posso. Quando posso mi fa piacere, ecco, anche vedervi.
Il borsello! Dammi il borsello! Senza dito medio. Eh no, Wonder, qua parte il ban. Ah no. Sì, si possono bannare anche i moderatori. Parte il ban qua, eh. Niente, dopo non so come riuscirò a giocare la parte multiplayer perché I am alone. Qua Wonder un timeoutino ci sta, Dico soltanto questo, No, no, qua ho visto l'intenzione io, Ho visto proprio... No, raga, io sono sotto shock. Qua ho visto... Vadi, banni, le do io il benestare, bro. Anzi, timeouti. La combina. Non so chi ha... Vabbè, Resident Evil 3, magari per farsi qualche partitina. No, non lo facci! Sto scherzando. Magari per farsi qualche partitina. Quando mi capiterà col lato multiplayer. Dimmi sbrana la Madonna. E io sbrano. Bisogna stare attenti a Wonder perché una volta mi ha timeoutato. Mi sono partiti. Oh! Ma mi sono partiti via i poteri da mod. Per me, là. Chi lo dice? Chi lo dice? Amy? Chi lo dice? Cioè, Figlio di puttana! Ah, ma... E quindi? E quello là? Quel bastardo che si sta godendo lo spettacolino? Non c'ho la minigonna, quindi non puoi fare lo sporcazzone, te lo dico. Ma ho smutato il smutamento. Oh. Ma se io putacaso vado sul coso di Walter e clicco il nome. Anzi, aspetta, se io putacaso vado su un commento alto di Walter e clicco il nome. Io lo posso timeoutare e bannare. Quindi seguo gli ordini. Sbrana Emi! Attacca! Ah, devo cadere qua, bastardo. Ci dura poco. Io sarò sulle 5 ore. E mo? Posso? Io sparo, Ragazzi, ditemi voi. Sparo? Vado? Faccio? Ma che si è spostato? Io sparerei. Bastardo servetro. Schifoso. La magnum dov'è? Magnum. Vieni qua, PI. Questa la capiranno tantissimi proprio di battuta. Com'è? Ah. Devo ammetterlo, ammiro la tua tenacia. Ma temo che i nostri giochi finiscano qui. Che sia finita. Oh mamma, il fusile di Resident Evil 7. E buttala via Daedalus, la serie Magnum PI. Non quella nuova, La EI, no. 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 Che è quel coso lì? Quello schifo, Brutto te. Babba via. Mari. Elli morte. Va. E minimo non muore, giusto? Ne sono quasi sicuro. Bene. Fusibile. Vieni qua. Si è alzato questo, lo tiro giù. Mi muovo. Giustamente perché i cagacazzi devono continuare a venire. Cioè, è una brutta cosa da dire, però. Non venire dentro. Tira. Dai. Su. Arrivederci. Ma adesso vedi il beta che spara al rampino e mi viene a trovare sopra, eh? Ma sicuro. Ma quanti ne devo trovare? Mi sa... Ah, qua c'è il trofeo. Farlo in meno di 5 minuti. Cioè, io lo farei anche in meno di 5 minuti. Anche in meno di 2, però. Come dire. Sono altre faccende. Lei super mega mod. No, Jill. No, cattiva Jill. Brutta Jill.
Molto bene. Mi sono cagato addosso. Bau bau micio micio di merda. E state fermo. Eccola là che mi parte. I beta sono immortali, si rigenerano e sono molto per... Go fatto caso, Mr. B-Typical. I have fatto ca... Ah! Quante robe cadono qua? Che c'è il trofeo di farlo in 5 minuti. Solo 5 vedrai delle pannatine, ti innamorerai! Un vicolo cieco. No, aspetta. E io ci passo dentro. Permesso? Entrato nel buco. Una volta ogni tanto. E qua sopra? Ah, molto bene. E perché ho tirato giusto patacchio? Opla! Le sta facendo male la testa, B-Typical, la smetto. Non c'è problema. È un po' difficile però, insomma, ecco. Leggermente difficile. Quasi impossibile, ecco. Molto impossibile. Impossibilissimo. Piglialo! Perché non mi apre la porta? Ah, non apre la porta perché non è una porta. Allora, qua dobbiamo trovare il modo per poter andare avanti esattamente qua. Madonna, qua gli enigmi. Questi sono enigmi importanti, eh. L'enigma del tira questo, del tira quello. Facci sopra. Diacchio. Del trick e ballacche. Che? Il gioco lo finisci tra 27 ore se continui così. Può essere. Diciamo che c'ho una super mega, come si dice, velocità. C'hai molto onestà. Caro B. Ho sentito rumori strani che non mi piacciono neanche un po'. Ne ho trovato due. Alla puttana, Iva. Prendimelo in mano. Vaffanculo. Ah, figa, c'ho posto per il posto, via. Com'è? Roba non... No, la ranocchia mangia cazzi. E mo l'altro dov'è? No, questo non lo tiro. A me mi piace durissimo. Mi sa che l'altro è qua. Mi scusi B-Typical per l'emicrania. Opala. No, immortale bastardo. Muori. Almeno per un pochino muori. So che adesso ti... Ulala. Inviati N2 maschio 45, femmina 32, smaltiti 60 maschio 89 femmine. E altri cazzi e mazzi. Buono. Ah, ma questo è il lockpick? Per aprire? Dov'è l'entrata dell'apertura? Te capì? È l'ultimo? Alla miseria, mi sono... Proprio tutto. Tutto proprio. È l'ultimo. Abbiamo trovato tutti i fusibili di Resident Evil. Non è il tempo di ricaricare, bella signorina. Neanche un po'. Adesso come faccio a ritornare là? Se domani... No, piglialo, piglialo. Che cos'è che ho preso? Tracchete. Dopo faccio combina. Oppala. Possiamo anche finirlo tra 1000 ore, eh. Facciamo una speedrun al contrario. Comunque meglio, così ho pagato per un gioco che fa durare più del normale, vedi?
Non so se lo farò mai a super mega ultra mega incubo, però anche perché c'è il multiplayer. Allora, fermi tutti. Io sono colui che riesce a capire tutto senza aiuti, come la Wonder in Tomb Raider. Quindi, come cazzo faccio io a ritornare indietro? Devo fare il giro di qua. Salve Nightbot, mi scusi se non l'ho salutata io. Fuga. Mi scusi se la sto anche, come dire, caro B-Typical, se la sto importunando mentalmente in questa slow run. Dov'era il pertuso? Eccolo qua, ho preso una cosa a caso e va benissimo. Allora, io l'ho fatto... Aspetta, ve lo dico subito. Vai via conteggio, vai via. 4 ore e 33 minuti. Assolutamente sì. Altri energumeni che mi vogliono saltare addosso? No, non lo so. Fate un po' voi. Vediamo qua. Che roba bella c'è sta. Buono. L'ombrella no. Volendo diciamo che... c'è anche la controparte multiplayer. Non sarà questo grandissimo e grandioso multiplayer. Però insomma... non so neanche se lo supporteranno. Io l'ho acquistato comunque perché ho dato fiducia a Capcom. Questa volta gli è andata male. Dice ah, bastardo. Mamma mia. Appunto, appunto. Ah però. Ciao. Mamma mia la mira. The best. Allora. Number one. Number two. E number three. Li ho messi io in ordine, sia caro, eh. Vammi su. Mi saluti a casa lei. B-Typical, lo sai che faranno un gioco multiplayer di Outlast, vero? Dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. The Outlast Trials si chiama. Non lo sapete? Certo. Uscirà il terzo capitolo di Amnesia. In un... come si chiama? In un deserto. E poi uscirà entro la fine dell'anno, se mi sbaglio, su PC e PlayStation 4, ma posso anche sbagliarmi. Quello non lo sapevo. Ma uscirà The Outlast Trials, che sarà un multiplayer, non mi ricordo se a 3 o 4, nella Russia sovietica, dove appunto bisognerà fare roba, non so in che termini, so solo che comunque non ho erbe verdi. A posto. Combina. E voilà. Salva. Sì, multiplayer. Aspetta, ve lo scrivo anche in chat. Si chiama così. The Outlast... vaffanculo. Trials. Viva l'erba verde se c'è. Caro B-Typical, se non c'è, ce l'abbiamo un po' in quel posto, ecco. Che? La Magnum? Sto cazzo la Magnum? Tu cazzo sta la Magnum? Ecco, bravo Walter. Io non lo so davvero, non so cosa mi è capitato negli ultimi mesi. Tendo a sbagliare le ultime lettere, o la scrivo prima o dopo. È in questa stanza. Magnum. Magnum. Tutto incompleto. Infiltrazione in RC. 5 agenti dell'RLL hanno ingaggiato un gruppo di 20 individui. Luogo del test. Rendezvous. Voulez-vous partir avec le peloton? Condotto un gruppo alla postazione di comando. Termine degli scontri. Entrato in contatto con due stars. Un uomo infetto e una donna. La donna JV, che mi sa che sono io, eh. Bam. Zdeng you. Tyrell. Ce l'ho fatta. Vogliono negoziare. Annulleranno l'attacco se... e questo non ti piacerà.
Se gli consegneremo il vaccino prima del lancio. Quanto tempo abbiamo? Qualche ora, forse. Allora vediamo di darci una mossa. Di qua. Arrivo Tyrell, io mi fido delle persone, fidone. Fido. Vai! Le sto dietro. Forse il vaccino è più avanti. A parte che è finito questo Resident Evil, non saprei cos'altro portarvi. Avrei un po' di scelte, però non so se vi potrebbero gradire. In termini di giochi con storia, magari vorrei ritornare un po' a portare Mortal Kombat e altri picchiaduro. Hai bisogno di fermarti? Fermarmi? Perché? Vai, ti copro. Molto bene, chiudiamo la questione. Ma guarda, B-Typical, su quello non avevo dubbi per un semplice motivo, perché seguendo la trafila dei film horror, quello nero è quello il primo che muore, quindi non mi ci affeziono assolutamente. Coglione! Corri! Shut down, biatch! Fa leggermente male quello lì, eh? Ma poco? Ma proprio poco? Ottieni del vaccino, opala! Ah, questo... carica... ah! No! Pericolo imminente. Dai che lo finisco, puttana Eva. Finisce a. No, stavo dicendo una cosa, meglio di no. Allora. Evacuazione. Evacua. Cos'era quello là? Mi sono cagato addosso. Apri. Questa apribile. Madonna che stress questi cosi qua. Regolamento impiegati Nest 2. Gli obiettivi di questo centro di ricerca del virus T differiscono da quelli del Nest. Questo lavoro può essere estremamente pericoloso, pertanto è categorico che tutti i dipendenti osservino e scoprano le regole della sicurezza. Bene. Ah, la mappettina. La madonna, ciao che mappettina qua. Figa. No, qua c'è ancora qualcosa. Ah, qua ci sta ancora qualcosa. Eccolo. I like it. The hammer. Throw on the shield. Che è questo? Ah, la cannona lunga. Ma sono belle davvero quelle emoticon lì, eh? È l'erba verde. Che la prendo con quella rossa. Mamma te. Combina e va là. Ma io ci tirerei anche un salvataggio, perché è da un po' che non salvavo, eh. Se devo essere proprio sincero, eh. Dai! Che ho fatto ritardo e faccio fare ritardo, Dio! Aspetta! Fammi vedere il pistolino, te. No. Catroia. A causa dell'emergenza. Perché non so se vi potrebbe interessare, anche perché non l'ho mai giocato. Soltanto i primi capitoli lo ricomincerei per la terza volta, tipo. Finito sto Resident Evil da portare magari una volta a settimana, eh. Nulla di che. Potevo portare Uncharted. La trilogia ce l'ho. Tra poco metteranno il 4. Ah, buono. Molto bene. Che? Codice di sblocco generato con successo. E questa cos'è? Chiavetta di sblocco rimossa.
Chiavetta USB. Fila, voglio anch'io quella chiavetta lì. Beh, l'8 dovrebbe annunciare qualcosa quest'anno, B-Typical. Però sono al lavoro e hanno detto che dovrebbe essere un'esperienza, una delle esperienze più diverse che farà incavolare i fan della serie. Per sintetizzare il vaccino, inserire il siero nell'alloggiamento. Ok, basta che non c'è l'enigma. Sintetizzare, devo farmelo io. Ok, vediamo di trovare il modo. Cara Jill, è da una vita che io me lo faccio da solo e adesso te lo fai da solo anche te, hai capito? Ecco, e che cacchio. Ma voglio anch'io quella chiavetta USB. Ti sintetizzo il cugino, la Madonna. È stato attivato un isolamento parziale. Vabbè, però. Com'è? Ah, salve. Are you doing, bro? Senza testa? I do first with pump fucil. Voilà. Oh, ma qua c'è un cazzo, eh. Non c'è niente qua. Dio. Ma io dando cazzo. Sono passato. Ah, di qua. Se quella là parla ancora, io giuro, vado a strappare i chip con a morsi proprio, eh. Spero soltanto che a 720 vi stia reggendo. Penetration. Caro Amy, mi dispiace, ho tentato tre volte di... Ah, bastardo! Tentato tre volte di riavviarla, ma... Non mi cambiava la... Qualità. Ciao, Beta. Salutami, Alfa. Ah, 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 ah. Permesso... Madonna... Dammelo subito per piacere, eh. Non stiamo qua tanto, eh. A cincischiare, eh. Catroia, eh. Campione di coltura. Grazie al cazzo hai la gigabyte. Onesto. Quello giustamente si deve alzare. Profi, ieri il miracolo a guardare 720p mi si è aperta la porta dietro, muoio. Perché si è aperta quella lì? Dammelo! Gabriel Reed! Ma... Che è sta zona quasi inutile? Buono! Per stavolta lascio passare. Abbastardo! No. Quanti? Quanti beta? Mamma mia, il pelo. Ciao. Non ditemi come ho fatto a vedere questa zona, ma l'ho vista, quindi diciamo che siamo abbastanza a posto. Buono. Ah! Che? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Così faccio... Oppala. E qua. Poi faccio track e non posso. E trabogolo bion... Culo. Basta di questi beta però, eh. Per cortesia. Stiamo qua tranquilli. Porca la miseria. Aspettate un attimo, ragazzi, che tra poco devo leggere. Sono le fonti energetiche. Molto bene, molto bene. Tengo premuto. Bastardo. Han fame. No, ci muoio. No, ci muoio. No, ci muoio. Tira. Perfetto. Give me your weapon. Opala. Vi ringrazio, ragazzi, per l'aprimento delle scatole. Vedo di continuare io questa strada. Cazzo ho detto, però
Salve. Basta che queste non si attivino dopo che sono a posto io, eh. Ma quanto cazzo di spazio c'ho ancora? Vabbè. Questi saltano fuori tutti, lo so, eh. Ma proprio me lo sento. Mi sa che se lo sentirà dentro. La Jill. La The Valentine Jill. Giustamente so le cuffie che fanno i groppi. E non funziona un cacchio. Aspettate un attimo che mi sono avvenute delle robe. Aspettate. Allora. Va bene BTP Call. So che l'ha già giocato, se mi servono aiuti mi va bene tutto. Ma godiamocelo senza con suspense, ecco. No! No, 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 ce l'ho in mano. Ce l'ho in mano, per cortesia. No! Mamma mia! One hand! Puttana Eva! Stacca! L'ho dietro? A bastardo! Schifoso! E come fai a mordermi? Appunto! Troppo top! Se magari sono in una situation d'amblè... Sarò io a chiedere a voi, gentili donzelli. Donzelli. Vabbè, ci siamo capiti, insomma. E che stre... Ma quante cazzo di cose c'ho da questa cosa qua? La miseria schifa. No! Beta! Beta infame lurido! Lettera di preoccupazioni addirittura. Molto più... Cos'è? Spero presto di parlare direttamente con lei il mese prossimo al forum di Berlino. Quella lì? Ah, bastarda. Ho sia bombe acide che bombe incendiarie che bombe a prossimità. In prossimità. La madonna. Troppo esplosivo mi stanno dando comunque. Combina, 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 combina. Al forum di Assago, assolutamente. Esattamente quello. Provetta con del Siauro. Sì. Possiamo. Mamma mia. The Dard che non funziona. Giustamente. Fuga. Ma sono morto? No. C'ho ancora un medikit. C'ho ancora un medikit. Let's go, let's go. È un po' come dire, no? È un po' claudicante la puttana della troia. Spray! Prendimelo in mano! Ah! No! E non me lo ricarica, e non me lo ricarica. Oop! The Dard! Oop! Ah no, ancora? Bastardo! Il cervello ti spa... Bello il pompa! Bello pe... Che? BTP call! Roba verde! Non lurcare, resta qui! Ah! No! Ci muoio! Mamma mia! Ok, mo devo andare qua. Vai, 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 vai. Ah, colpa mia allora. Purtroppo non ho potuto far niente per metterla col coso. Col cambio di qualità mi dispiace. Perché anch'io faccio caso ogni tanto che...
Le repliche comunque certe volte ci sono dei mini scatti. Ficca de vaccino! Io sto implodendo, scusa, Emmett. Beh. Ah, bello, mi piacciono questi. Ok. Ah, ok, ci sono tre. Mamma mia, risolviamo gli enigmi. Sintetizzazione in corso. Sintetizzi tutto. Sintetizzazione completata. Rimuovere ora il contenitore. I'm removing the container. Bello il colore. Che bel colorino. Wonder, quanto è bello quel colorino qua. Sì, no, che se mi serve qualche aiuto posso chiedere anch'io. Cosa devo fare o non fare? Molto bello il colore. No, mo so cazzi, più che risolvere tutto. Mo so cazzi. Ok, fuggi dalla struttura. Ah, figa. Ma sono caduto? L'ho visto. Ah, però. No, cambia un po' la telecamera. Però vedete, qua ci sono i problemi. Non c'ha la minigonna. Non vanno bene queste scelte tecniche, eh? Ah! Questo proprio mi vuole. Se è pervertito Walter, se c'era Carlos però con la minigonna lo volevi vedere sotto, eh. Diciamo le cose come stanno. Oh! Bastardo! Figa che ho visto, se no. Fai. Quanta potenza! Però avresti tirato una bella occhiata sotto. Caro Walter. Corri! Ah no. Ciao Nemesis, alla prossima. Arrivederci. Oh. Un'erba verde grossa così voglio. E domani notte. Ci pregherà per darglielo. Questa mi è piaciuta. Ok. È bellissimo questo. La metto giù questa. No, queste me le prendo. Mi metto giù anche questa. Quanto è bello quel colore qua. Certo, come dire, la forma è un pochino da biro, ma anche da altra cosa. Ecco. Però. Piglia tutto. Ecco appunto quello, Walter. Tieni la ragione. Salvataggio perché è da troppo che non salvo e mi sto sentendo male. Dai! Let's go! Figa, ma ho delle cure, eh? Figa, mi prendo gli spray medikit io, eh? Mica c'ho i problemi, eh? Che razza di posto è questo? Oh cazzo. Non mi piacciono queste cose qua, eh. Walter, il Carlos Oliveira là. Detto tra i amici il Carlos Olivetti. Lo spesseresti volentieri come un grissino. Che due coglioni. Quanto ce l'ha lungo il Nemesis?
No, no, il vaccino! Il vaccino! Ma che cosa abbiamo? Vadi! Nicolai, no! Alla città serve il vaccino! Più che a me? Forse non sono stato molto bravo a farti capire una semplice cosa. Direi che no. La vita per te potrà anche non avere prezzo. Ma io sono in questo business per fare soldi. Quindi facciamo un patto. Tu vai là sotto e affronti il Nemesis. Io registro i dati di combattimento e li vendo. Fai del tuo meglio e... forse non mi servirà il vaccino. D'accordo? Bene. Salve. Birbonzello, tu aspetta che aspettate. Mamma mia, Walter, prontissimo proprio. Adesso faccio io. Adesso mi tipica, l'ho capito. Mortacci tua. Sparondo cazzo, mi pare a me. Ah? Quanto ha gridato. Che dolore. No. Oddio. Ma questo, questa roba c'era anche nel... Ah! Buono! Felice! Molto bene! Diciamo che come primo tentativo, come dire, no? È andato abbastanza di lusso, no? Tacci due! Ovviamente, grazie mille, benvenuti a tutti. Purtroppo l'avrei anche già finito sto gioco se non iniziavo a... fammelo prendere adesso. Se non iniziavo in ritardo, ovviamente. Però. No, là non c'è niente. Ricucchiamoci il salto. Dead Hard! No! Ciao ciao! Dai! Fatti sotto! No! Sbadabam! No! Ciao! Sauka! Benvenuta! Mi sa che sei proprio arrivata al punto focale. Al punto fondamentale. La fine di Resident Evil 3. Con la boss cazzo e mazzo finale! Quanto girato! Ha preso in pieno, Ah, perché non gli ho fatto un cazzo? Buonasera, Sauka, benvenuta! Com'è andata la giornata? Madonna! Aia! Raga! Vadi! Tanto tra poco sono morto! Come è stato tradito di nuovo? Erdedarde! Bella questa... Fermi! Ambe! Bene! Dopo Karasauka!
essere anche la Wonder in live base a farci compagnia. Ma vieni un po' qua, ciccio. Cioè, magari non tanto qua, 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 però, insomma, ecco. Aspetta. Ambe. The Dard. Ricarica veloce. Ricarica veloce. Quanto dolore. Ah, salve Nightbot. Benvenuto anche a te. A guardare questa. Jill, sei tu? Carlos. Bello de mamma. Stai bene. Ti vivo io per te. Ok. Ma insomma caro. Ah. Caro Amy, insomma, ogni tanto funziona e non funziona. Ah. Ma attenta, in compagnia. Come in compagnia? Cazzo vuol dire in compagnia? Dietro al serbatoio 2. 2 2 2 2, dov'è? L'ammazzo quel bastardo! Se non mi ammazza la bastarda qua! Bastardo! Tengo duro, sì! Duro, duro, duro come la coda di un canguro! Ullala! Piadongul! Dietro cosa? Caro Carlos! Dietro ancora al 2, eh? Ecca puttana! Dov'è? Ma si è fermato! L'avevo visto! Figa, l'avevo visto! Non mi... No, 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 se mi prende m'ammazza! Vabbè, bello mio. No, gli zombie! No, vediamo dove si ferma. Che due coglioni. Fermati. Cinque. No, sono morto. Morto con sto stronzo di merda. Spero per Dio che mi facciano cominciare dalla seconda parte. Dalla seconda parte. Vabbè, adesso ho capito, quindi tac. E qua ci sta Walter. Qua figa ci sta. Alla grandissima ci sta. Alla troppo grandissima. Appunto. È caduto lì, proprio si è appoggiato a... Sto cazzo. Posso tornare indietro a prendere roba? Aspetta un attimo. Che questa volta parto preparato io. Questa mettiamola anche via, che tanto è inutile. Portiamo questa. Benvenuta Sauka, comunque. Mi fa piacere vederla. Sauka! Dopo te lo farò alla Wonder, che lo fa meglio. Che adesso è under the shower. Bella che stavo guardando... Ah! Cos'era qua? Mi era uscito un X. Ah.
Leggermente, cara, cara Sauka, questo è l'ultimo. Dopo dovrei aver finito. Jill, sei tu? Certo che sono io. Salta. Buono, 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 buono. Speedrun. Questo è il primo tentativo. Be typical. Prima ammonizione ufficiale da parte mia. Basta dire roba per questo gioco. Quando lo finisco, lo finisco. Grazie mille. Aol all'ero. 2, no, sì, 6. Certo che l'ammazzo. E vabbè. Adon. Mi è passato dentro. E mi ha fatto tanto mal. Ricarica, ricarica, ricarica. Preso un pieno. Alla miseria. È già andato su? Buono. Cazzo di rumore ha fatto. Ho visto dove sparare. Yuppidu. Gli salta fuori. Oppala. Ah. Va bene, Walter. Big time. Che? No, ok, posso prendere ancora due botte. Due botte le posso ancora prendere. Ma si fermava? Vieni fuori, butto stono. No! Ah! Magari due botte via. Ah, magari davvero? Tard. Questa volta che funge. Trapassato. Dici? Ma sì, sti cazzi sa... Com'è? Tanto so pieno. No. Cinque. Insisto. Insistisco. Ti sarebbe piaciuto, caro mio. Ah, tanto ce l'ho la munizione, ammazzo sta... Mamma mia, perché... Si ha rotto i coglioni. La mira proprio, Cambiamelo! Vabbè. Fan più danni qua. Com'è? Troppo vicino! Ah. Sei lì che mi tieni un po'. La robetta, l'ho visto. Cazzo, ho finito pure le munizioni della pompa. Fammi vedere se posso creare qualcosa. Sto cazzo. Dov'è l'otto? No! Se m'ammazza questa! No! Che sì! Fa bello il Carlos a dire... Mamma mia, che botta! No!
triangolo. Usufruiamone. E la madonna. Quanta cattiveria però, sei uno stronzo, eh. Sì. Figa, non l'ho visto. No! Ecco che arriva il tizio che ormai da anni che mette mi piace a caso alle mie robe. Sto a morire. Combo. No, sono morto. Ah no. Figa, non so più un cazzo. Ho visto Carlos, c'è anche già bangato l'orto, eh. Numero 7. Yes. Sorpresa, stronzo. Spada bam. Sta funzionando. Non so ancora quanto posso resistere, Carlos. Mi stava cagando in bocca. Yes. Mamma mia. Ti mando la gru. Sì. Per venire qui. Mandamela. Oh no. Ora salta su. Ah. E vai. Ce l'abbiamo fatta. Me la tiri su. Riduciamo il bastardo in bottiglia. Oh yes. Ciao ciao bastardo. Torna da dove sei venuto. Ma io non me lo... No, vabbè, che hanno cambiato molto dal quello originale. Io non mi ricordo questa scena, questo scontro finale in quello originale. Nicola, dove diavolo sei? Figlio della puttana. Devo riprendere il vaccino. Apri. Dimmi che dammi. Son cazzo. Ok, mi prendo questo e faccio quelle della... domani notte. Un po' di pompa, che non fa mai male a nessuno. Mamma mia, che se sono riuscito. Madonna, mi sono cagato addosso. Nicolai, che non muore mai. Dove cazzo sei? È finita. Dammi il vaccino, figlio di puttana. Oh, no. Tu porti denaro. Io amo il denaro. Possiamo diventare soci. Ora butta l'arma. Però... molto bene. Molto felice. Hai mai visto una creatura così incredibile? Ah. I suoi dati potrebbero valere milioni. Ma... è mosso cazzi amari. Sai com'è, no? La città sta per esplodere. E per te la vita non ha prezzo. Salve Wonder, tutta docciata. Buona fortuna. Nicolai! Jill! Insegui Nicolai! Ha preso il vaccino! E tu che farai? Non abbiamo più tempo. Me la caverò. Ne sono certo. Non sono certo. Lanciami il mitra almeno. Sai una cosa? Ora ti ammazzo una volta per tutte.
Ma perché mi si è abbassato l'audio? Non dico niente. Ah, non posso andare di qua. Apertura scontata. Come? Ora si ragiona. Ora si ragiona, baby. Ah, però. La Wonder tiene al caldo. Devo riattivarlo. Rimettilo giù. Lo so che non sei abituata a tenere roba grossa in mano, però. Allora devo tenere. Ficcalo dentro. Aia. X. Fai. Figa, mi tira un pugno al bastardo. Aia. Sei un infingardo, stronzo. No che hanno mira sti stita che sparo con un cannone grosso più là. Vabbè. Oh, ma quella roba peserà 500 kg e tieni la ragione, però c'ha i bicipiti belli allenati, cara Sauka, non si vede ma sotto sotto, dai che manca poco. No, che cazzo salvo? Non c'ho cure. Non so niente proprio. No! Yes, spray medico! In the face proprio! Sviluppatore? Vabbè. Buono! Jill fa palestra come me con Federica. Vai, apri qui! Salta scena! Biglia! Apri! No! C'è un videogioco che c'ha un'arma anche del genere, però non mi ricordo. Spadabam! Salta scena, perché sinceramente I have no time to lose. Fa male, vero? No, pugno! E che male! Può essere. Te hai fatto... No! Vita! Vita che una botta e morivo. Sei uno stronzo! Sono molte bellucce, vero? Te sarebbe piaciuto! Ah, bene che ho finito le munizioni! La miseria! Sono morto! Very good, ragazzi. Mi sa che, come dire, no? Ma ha preso proprio in pieno. Az paparazz proprio. Maledetto coso che fai far... Mi... Ecco. Che già ho fatto tardi io. Che tra poco la Wonder deve... No, deve fare... Il Tomb Raider, credo. A sto punto credo che porta Tomb Raider... No, dovrei io, caro B-Typical. Salta. Io adesso devo controllare una cosa di qua. Eccolo qua, bello di mamma. Così mi piace. Oddio. Ma ora si ragiona anche no, però... Bam! Salta! Certo che fa male! E la miseria se fa male! No che muoio! Oppala! Sì!
No, ce n'è ancora. Figa se mi ammazzava così, guarda. Buono. I like it. Spingi, 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 spingi. Spingi. Due coppie energetiche rimaste. Ricarica, ricarica, ricarica. Mi stia fermo lì. Caro amico. Ciao, ne devo. Vai. Vai, spingi tutto come non hai mai spinto in tutta la tua vita. Buono. No, no. Bastardo. Wow, 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 wow. Take it easy, bro. Aia. In faccia proprio, eh. La miseria. Ma ho visto uno sprintone potente proprio, eh. Puttana Eva. Schifa. E devo sparare. E devo fare Eldedard. E devo stare attento a quello. E sta attento a quello là. Mortacci mia. Ah, prendi questo. Prendi questo. Prendi, lascia perdere. Mi servono munizioni. Tra poco partirà, ripeto, anche la Wonder. Se e quando ovviamente vuole partire con la live, fatti pure. E poi, cosa vuoi? Anche una fettina di culo? Magara, col shotgun non faccio niente, però. Poi c'è sta attenzione. Io che sono stronzo. Ma tanto, eh. Che ci metto 80 anni. Ricarica. Salta. A me andrebbe molto bene la vaffanculo. Certo che iniziare subito così è importante, eh. Subito un'ita gratis. Non so perché sta scena mi fa molto Final Fantasy. Non ho presente esattamente perché, però. A me mi basterebbe assolutamente una fettina di culo. Perché no? Che cos'ha contro le chiappe? Vai! Vai! Appunto! Mi sembrava comunque un'alma del genere, cara Sauka. Non so esattamente in quale Final Fantasy, però c'è. Non fare come in Doom. Guarda, Sauka, io c'ho ancora gli incubi, eh. Per quella lì di Doom, eh. Te lo dico proprio, eh. Ah, ma non gli faccio proprio niente. Devo proprio andare di pistola. No, un po' gli ho fatto di danno. Fai. Va benissimo, Wonder, quello che vuole. Quando vuole partire, prendo il pistolone. Seconda botta. Sicuramente poi ce ne sarà una terza. Badabam. In bocca. In bocca, in bocca. Ficcaglielo in bocca. Succhia. Per l'ultima tua cazzo di volta nella tua vita. Muore. Mamma mia. Finalmente. Oh.
La Madonna. La canzone Walter, sto ultimando. Mi sarebbe tanto piaciuto portarla qua nella parte finale di Resident Evil. La porterò nella prima puntata di Resistance, caro Walter. Quando vedrai che sarò in live con Resistance, ok? Stai sicuro che c'è la canzone, ok? Ah, ma qua non ho preso spray medico, proiettili, granata fra... Ma sti cazzi! Nicolai! Tu che non muori mai! Adesso vengo e ti faccio vedere io! Noi resisteremo al venire data la tua bravura da, nel cantare. Mamma mia, poi quella canzone. Nicolai deve fuggire col vaccino. Spero che Carlos non abbia preso. Ragazzi, avrei anche già finito questa live, però vabbè, purtroppo non mi ripeto. In questo periodo va un po' così. Non farò più progetti. Quando inizierò magari vi avviserò 2 secondi prima. Però posso ancora fermare. Mi scusi Wonder per il ritardo. So che le fa piacere stare qua e anche fare le live. Se ce la facevo sarei partito mezz'ora prima, Wonder. Scusa. No. Carlos! Non riuscirai a fermarmi. Era questo che volevi, non è vero? No! Bastardo! Ti rendi conto di cosa hai appena fatto? Non so e non mi importa. Gli ordini del mio cliente sono di distruggere la Umbrella. 10 minuti all'impatto del missile. Hanno lanciato il missile. E ora esco di scena. Addio, Jill Valentine. Avreste dovuto ascoltarmi al momento giusto. Sparagli! A chi? Ma colpirai anche te! Fallo! Devi farlo! Non c'è altro modo! Mamma mia! Sniper! Te l'ha detto che non puoi stare senza di me. Ci è mancato poco. Che ne facciamo? Lo inculiamo a sangue con la rincorsa! Perché lo hai fatto? Ogni cosa ha il suo prezzo. Persino ridurre il mondo in cenere. Dimmi per chi lo vuoi. Te lo dirò se mi tirerai fuori di qui. Pagherò qualsiasi cifra. Sei una stupida. Sei una stupida! Ciao ciao! Se morirò, non saprai mai la verità! Preferisco scoprirla da sola. Nicolai, mi dispiace che non so sulla minigonna. Se non me la succavi per bene. Arrivederci, Nicolai. Chi non muore si rivede. Ciao, ciao. Sto pezzo di me. Gnocca, Amy. Gnocca. Okay. Thank you.
Adesso è finita. Addio, Raccoon City. Fu come se l'esplosione avesse spazzato via anche tutte le mie emozioni. Non era stato un virus a causare questa terribile tragedia. Ma l'avidità. L'avidità umana. Promisi a me stessa che la Umbrella avrebbe condiviso le sue ceneri con Raccoon City. Che l'avrei distrutta. Per sempre. Ah, la qualità. Te lo dico io, Walter. Water. E vai, l'abbiamo finito. Scusate il mio ritardo. Parlo a titolo personale. Scusate tantissimo. Ragazzi, rimanete qui che quando parte la Wonder faccio il raidino, così almeno le tutto a posto proprio. È durato uno sputo, sì. Ci avrò messo 5 ore, eh? No, 5 orette in qualcosa. Adesso lo vediamo. Posso saltare? Certo che posso saltare. Sopravvissuto 5 ore e 20 minuti, salvataggi 2, morti soltanto 6 volte, grado C, mamma mia, ho fatto tutto perfetto. Ho sbloccato qualcosa? Vediamo. Ho sbloccato qualche cazzo e mazzo? Cacchio, ce l'ha bloccato? No, è tutto giusto. Aspetta che lo scrivo subito. Qualità, ok. Mamma mia. Bello il vestitino là. No, voglio il vestitino subito. Instant. Acquista, sperperiamo i nostri averi. Adesso come adesso non ho una serie da portare, quindi mi faccio anche un'oretta e sono a posto. Spero che vi sia gradita questa serie di Resident Evil. Vedrò anche di finire Doom, che lo vedo molto difficile a finire quello. Molto molto difficile, cacchio. Adesso vado a fare le impostazioni per il raidino. Grazie mille ancora a tutti ragazzi per gli host di qua di là. Lo devo finire sto cazzo di Doom, eh. Lo devo finire perché è bello tosto. È bello tosto. Vediamo se ho sbloccato altre cose. Aspettate. Sì che ho sbloccato altre cose. I ranocchi. Sbloccato anche questo con la parte finale contro il tizio schifoso. Il laboratorio, molto belle quelle illustrazioni qua. Ma la più bella è questa con Carlos.